28 anni di età, una sfilza di precedenti di giustizia per vari reati contro persone e patrimonio, il vizietto di mettere in allarme e per di più a ripetizione il servizio sanitario di pronto soccorso di Vicenza senza effettiva necessità. Una vicenda alquanto bizzarra, quella che emerge in merito al provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero che in appena 2 giorni 7 volte è stato soccorso da un'ambulanza e dall'equipaggio del 118 in seguito a malori presunti accusati sistematicamente in strada e in pubblico. Nei confronti del cittadino nordafricano del Marocco il pronto intervento sanitario è sempre stato garantito. Le visite mediche a cui il giovane era stato sottoposto avrebbero ogni volta confermato il sostanziale buono stato di salute. Si tratta di una persona implicata anche nello scambio di stupefacenti in città. Di volta in volta, accrescendo il sospetto che il volto noto delle forze dell'ordine fosse affetto da ben altro, vale a dire da una qualche strampalata mania di protagonismo o vittimismo, la chiusura della probabile ripetuta messa in scena risale a ieri mattina nel cuore di Vicenza. In tutte le occasioni precedenti il soggetto soccorso veniva effettivamente accompagnato in ospedale, salvo poi uscire di propria volontà in modo arbitrario, quasi avesse bisogno di un comodo passaggio verso il quartiere San Bortolo per poi ripetere la stessa scenata ogni volta in punti diversi della città. Dopo un'ulteriore visita medica svolta ieri per fugare ogni dubbio residuo, il 28enne marocchino è stato preso in carico dall'ufficio immigrazione, dove sono state avviate le procedure per l'espulsione.